Venerdì 29 e sabato 30 giugno torna il Rally dello Zoccolo, anche se si chiamerà stavolta Prima Coppa delle Ville Lucchesi. In pratica un sogno che diventa realtà. La prima competizione motoristica direttamente organizzata dall'Automobile Club di Lucca sarà il remake di una corsa che ha segnato un'epoca con vetture che hanno fatto la storia del motorsport. Tre prove speciali disegnate per tenere fede a un passato che riporta con la mente a piloti epici, primo fra tutti il pluricampione nazionale Riccardo Trombi, un mito per tutti gli appassionati di rally. E sono stato il primo vincitore del Rally dello Zoccolo nel 1981, nel lontano 1981. Io ho iniziato questo sport nel 78 come navigatore di piloti qui locali. Poi dopo 2 anni sono passato alla guida della macchina, delle vetture con una 112. Ho fatto 3 gare e poi ho deciso di comprare un Opel Kadett GTE. Mi ricordo questa cosa in particolare. A fine della prima tappa, perché a quell'epoca era diviso in 2 tappe, pur essendo nazionale, e avevo un grosso problema alla scatola dello sterzo, non riuscivo a guidarla praticamente. E arrivai, mi ricordo, all'assistenza e avevo la scatola dello sterzo completamente staccata dalla carrozzeria. L'assistenza era vicino a un campo sportivo, mi ricordo. E si prese del filo di ferro, si strappò praticamente letteralmente del filo di ferro dalla rete e io con un paio di pinze e questo filo di ferro riattaccai la scatola dello sterzo alla carrozzeria e da lì feci tutta la seconda tappa con questa scatola legata con il filo di ferro, sicché la macchina non era molto precisa, andava a destra, a sinistra, da destra, a sinistra, sai, in prova speciale non è che vai a passeggio, comunque sia. Poi mi sembra a quel punto lì ero secondo assoluto, non ero ancora primo. Dico, ma perché devo buttare via una gara così? E continuai stringendo i denti perché la guida non era precisa, era tutt'altro che precisa. Comunque sia, arrivai in fondo e vinsi la gara. E anche quello dette valore a quella vittoria. Poi ho corso anche con Paolo Andreucci, che è l'attuale campione, ha corso con me per 2 anni, e Paolo. Tra l'altro lui veniva con me in macchina quando io andavo a provare magari sulla neve o sulla terra, perché a quell'epoca era abbastanza facile trovare la terra e la neve anche in Garfagnana dove stavo io. E lui fin da piccolino, ma aveva veramente 15-16 anni, mi chiamava e diceva quando è che vai a provare per venire in macchina con me sia sulla neve, sul ghiaccio, sulla terra. Era molto, molto appassionato, è tuttora il campione indiscusso da 30 anni. Onore a Paolo.